Attenzione perché in giro c'è crisi! Oggi vi vorrei parlare di un argomento che spesso salta fuori nelle consulenze che regolarmente faccio come esperto contabile e revisore legale dei conti, ma anche come business hacker, e cioè il tema fisco e impresa. Molti spesso mi dicono che fare impresa nel nostro paese è impossibile per via della pressione fiscale. Beh, questa è una cosa assolutamente falsa. È falsa innanzitutto perché, ma proprio empiricamente, se fosse impossibile non ci sarebbero imprese nel nostro paese, mentre invece addirittura noi abbiamo un sovrannumero di imprese, soprattutto di piccolissime dimensioni, che effettivamente possono avere dei problemi in più riguardo alla tassazione, in quanto hanno dei flussi di cassa più piccoli e spesso c'è commistione, diciamo, tra il portafoglio dell'azienda e quello dell'imprenditore, che in realtà in genere è il principale problema, piuttosto che le imposte, i contributi o volgarmente dicendo le tasse da pagare. Il problema vero in queste situazioni è spesso derivante da una cattiva pianificazione. Mi spiego meglio. Innanzitutto c'è un'eccessiva attenzione all'aspetto fiscale, che è una cosa sbagliata. L'aspetto fiscale è una parte che arriva alla fine. Quindi teoricamente tu prima dovresti aver scelto la tua strategia di operazione, quindi aver fatto delle politiche di pricing, aver fatto un business model, un revenue model, che in realtà anche se non è formalizzato lo facciamo tutti. Cioè già quando diciamo io voglio fare questo e guadagnare in questo modo, abbiamo già fatto un business model e un revenue model, ovviamente in una maniera più banale, meno strutturata, ma comunque è stato fatto. E sono proprio questi gli aspetti che noi dobbiamo attenzionare, non l'aspetto fiscale. L'aspetto fiscale viene dopo. È vero che può essere fatta una pianificazione fiscale, ma questa viene dopo la pianificazione dell'azienda. Avere chiaro cosa vogliamo fare, come vogliamo farlo e che ritorno economico possiamo avere da queste cose ci permette di non avere problemi in un secondo momento quando arriverà lo Stato a chiederci di fare la nostra parte poi alla fine, perché le tasse sono questo. Per carità, ci sono tante cose che possono essere migliorate, la redistribuzione delle imposte può essere migliorata, non è che dico che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Ciò che dico è che fare business pensando alle tasse, facendosi limitare dalle tasse, è come segarsi le gambe perché non si passa da una porta di 2,10 m. Molto meglio piegare un po' le ginocchia e trovare il modo per andare oltre, oppure vivere in una casa con delle porte più grandi. Con questo è tutto, spero che ti sia piaciuta questa pillola di oggi e ci vediamo la prossima volta.